volta i piemontesi lo trafugarono perché credevano che fosse di pregio, apparteneva a Canova, no? Credevano che fosse stato scolpito da Canova. Quando si accorsero che non era così, lo abbandonarono ad Ancona come un ferro vecchio, per poi è stato ripreso e portato qui. Questa era la classica dimostrazione di come i nostri fratellastri piemontesi trattavano le cose. Però noi siamo qui oggi soprattutto per ricordare un altro assedio, che è quello del 1860, di cui ieri abbiamo parlato in maniera abbastanza concreta, e anche lì ci fu un atto di eroismo da parte dei soldati napoletani, da parte dei soldati napoletani che dimostrarono con i fatti che quando erano ben diretti, che quando erano motivati, che quando erano guidati da ufficiali degni di tale nome, non erano quell'esercito di Franceschiello che i nostri amici studiosi, prezzolati e troppo partigiani hanno spesso dipinto nelle loro pubblicazioni. Sostennero un assedio valorosissimo dal 26 di ottobre del 1860 al 20 marzo 1861 e scrissero una delle pagine più eroiche dell'esercito borbonico, assieme a quello di Gaeta, assieme a quelle di Messina e ad altre. Ciò nonostante non servì a niente, perché la preponderanza delle forze avversarie e la contingenza ormai che si era, nessuno, ogni focolaio di resistenza nel meridione era stato spento, e quindi ciò nonostante loro continuarono a difendersi in maniera incopiabile. Non fu, come ci ha detto ieri il dottor Sallusto, una difesa solo passiva, ma fu addirittura fonte di incursioni. Loro uscivano dalla fortezza, arrecavano danno ai piemontesi. Ciò nonostante il 20 marzo furono costretti a capitolare. Da tenere presente la data 20 marzo, un'altra data, 17 marzo 1861, a Torino veniva proclamato il Regno d'Italia con Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, un'altra contraddizione in termini. Quindi quando Civitella ancora resisteva, i nostri amici, i nostri fratellastri piemontesi avevano avuto la bella idea di proclamare il Regno d'Italia, incuranti proprio di questa resistenza. Io oggi vorrei, prendendo spunto un po' da quello che diceva anche Giovanni Saleni ieri e Pasquale Sallusto, vorrei indurre la vostra riflessione su alcuni nomi che sono sconosciuti ai più. E sto parlando del sergente, poi capitano Messinelli, Angelo Messinelli, sto parlando di padre Cappuccino, un frate Cappuccino, padre Leonardo Zilli, sto parlando del barone Troiani, sto parlando anche di Bonaventura Sopito, Zopito, a seconda di come le fonti, che era un capobanda che aveva sposato la causa napoletana e dava manforte con la sua cavalleria a questa eroica resistenza. Sono dei nomi che in più non dicono niente, di cui non si conosce neanche la provenienza, di cui non si hanno tante notizie. Però mi pare giusto, caro Maurizio, ricordarli proprio in questa occasione, perché sono stati loro l'anima pulsante della resistenza di Civitella del Tronto. Ecco, io vorrei che abbiamo appena partecipato a una bella cerimonia, una bella messa, vorrei che semplicemente si ricordassero queste persone recitando per loro un eterno riposo. Eterno riposo, dona loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace anche. Eterno riposo, dona loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace anche. Eterno riposo, dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace anche. Tutte persone, tutte queste quattro persone di cui ho parlato vennero uccise sommariamente dai piemontesi senza che si facesse alcun processo. E a tal riguardo è rimasta la frase del feroce generale Mezzacapo, uno che nel 48 aveva fatto il salto della quaglia, era stato ufficiale dell'esercito napoletano, poi era passato ai piemontesi. Mezzacapo, nel telegrafare a Cavour, scrisse: ho dovuto fucilare queste persone per dare il giusto esempio. Ecco, questa era la giustizia
la giustizia piemontese. Perché noi veniamo qui ogni anno a Civitella? Sono 47 anni che veniamo, proprio per ricordare questi episodi, proprio per ricordare queste persone, proprio per ricordare chi ha dato la vita e si è sacrificato per un ideale che non è anacronistico, come qualcuno ci dice ancora oggi, un ideale che rimane fermo nei nostri petti e nei nostri cuori. Ecco perché, riprendendo la bella frase che Maurizio ha fatto scrivere sulla locandina, ecco perché, cara Civitella, noi non ti abbandoneremo mai. Grazie a tutti. Con quest'atto si conclude la nostra presenza a Civitella del Tronto. Ora noi ci richiamo all'Hotel Zunica per il pranzo finale. Chi vuol venire ci fa solo piacere. Arrivederci.